Il salotto di Bike Show diventa TV. In onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB 8 13° Est, frequenza 12.149. Gentili telespettatori sportivi, buon pomeriggio. Immagini da Firenze, per l'esattezza da San Bartolo a Cintoia, dove oggi si apre la stagione agonistica di ciclismo per la categoria Elite Under 23 con la classica Firenze-Empoli organizzata dal grande Renzo Maltinti, che dopo i 35 anni festeggiati di attività oggi festeggia le nozze d'argento con questa grande classica che appunto apre la stagione. Tanto abbiamo visto Sandro Pelatti della Petroli Firenze, Sisto Berti, una grande squadra alla via. Vi diciamo che l'organizzazione è del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, che ormai da tanti anni spalleggia il noto artigiano di lampadari di Empoli, e lo spalleggia in modo degno perché tutti gli anni questa grande formazione empolese va in scena con manifestazioni di alto livello. Vedi la 25esima edizione della Firenze Empoli, che si corre su un tracciato di 134 chilometri con avvio dal ciclodomo Graziella Cenni, appunto, di San Bartolo a Cintoia. Dopo 25 chilometri pianeggianti attraverso appunto la Strassigna, Signa, poi Montelupo e quindi Empoli, la gara entrerà sul classico circuito di 17 chilometri e 500 metri che gli atleti dovranno ripetere 6 volte, con le salite di Monteboro e di Monterapoli, e poi con la salita finale di Valdorme sulla strada Maremmana che da Pozzale ci riporta praticamente al traguardo di Empoli. Stiamo passando in rassegna tutte le squadre partecipanti. I corridori al via sono 180 dei 194 iscritti, e mentre seguiamo in rassegna i partecipanti vado con gli sponsor di Renzo Maltinti, che hanno dato manforte per la riuscita della Firenze Empoli. Sono la Banca di Cambiano, Corradini Gas, Rossetti, Emetex, Cometa, Ina Ass Italia, Cucina Casalinga, Appe, che è arrivata quest'anno, un'azienda agricola della Emilia Romagna, La Lux, Formigli Cicli, Vifra, Rudy Project, Sidi e Citroen Autocar. Intanto con le immagini siamo già a Ponte a Greve, da dove partirà la corsa. Abbiamo visto l'onorevole Riccardo Nencini, che è presidente del Comitato Regionale Toscano, ed Alfredo Martini. Intanto vedete i due direttori di corsa, Gianni Marcucci e poi Mario Mecacci, che stanno accompagnando i corridori proprio a Ponte a Greve, da dove partirà ufficialmente la competizione. Alfredo Martini, che è pronto con la bandiera a scacchi. Avete visto Renzo Maltinti accanto al presidente onorario della federazione, e poi il direttore della Banca di Cambiano di Empoli, Lorenzo Parenti, ed in questo momento si muove in modo ufficiale la competizione. Come vi ho detto, 180 corridori al via. Ecco qua gli atleti inquadrati con tutte le fiammanti casacche nuove, e c'è subito uno scatto in partenza. Vediamo che attaccano Norman Storello della Versilia Marmi Team De Angeli e Peter Cevini
corridore della Sestese Pelletterie Alessi. Partenza a razzo, guardate, abbiamo fatto solo 200 metri e c'è questo attacco violento con Peter Cevini e Norman Storello. Bravi questi due ragazzi, già pronti per una partenza velocissima. Eccoci sul gruppo, da questo esce Luca Sterbini, che ha cambiato casacca quest'anno, è passato dalla Mastro Marco alla Palazzago di Olivano Locatelli, e Sterbini va sulla coppia di testa, quindi tre uomini al comando, già con 20 secondi di vantaggio. Il gruppo si è fermato, ecco che vanno via, ed arriva Scopetani della Pistoiese Panconi, atleta molto forte sul passo. Scopetani, come avete visto, grande fisico, che va alla caccia dei fuggitivi, e noi facciamo sfilare il gruppo mentre ci dicono che Scopetani è rientrato sui fuggitivi, quindi quattro uomini al comando, e noi abbiamo preso la superstrada alla Strassigna per recuperare la testa della corsa a Montelupo Fiorentino. Avete visto una bellissima opera delle ceramiche, appunto, che si fanno a Montelupo. Intanto, dopo Scopetani, è rientrato sui corridori al comando anche il più giovane degli Sterbini, ed è Simone, che è arrivato dalla categoria juniores, e anche lui è alla Palazzago di Olivano Locatelli. Molte le squadre giunte da fuori a questa Firenze-Empoli. Abbiamo visto la Palazzago, squadra bergamasca come la Colpac, poi la Vegius, una grande formazione giunta dalla Campania, la società ciclistica Sezze, giunta dal Lazio, esattamente dalla provincia di Latina. Quindi abbiamo due formazioni romagnole, che sono la Faenza Team e poi la Reda Mocador, quindi la Farnese Vini dall'Abruzzo e poi la Delio Gallina da Brescia, e quindi tutte le formazioni toscane al gran completo presenti per questa apertura. Intanto siamo sul gruppo, cinque uomini al comando, ed il gruppo ha già un notevole vantaggio quando siamo alle porte di Empoli. 4 minuti per i fuggitivi, ed eccoci all'arrivo, è imminente il passaggio dei 5 fuggitivi, che vi ricordo sono Peter Cevini della Sestese Pelletterie Alessi, Norman Storello della Versilia Marmi Team De Angeli, i fratelli Luca e Simone Sterbini della Palazzago e Giulio Scopetani dell'Unione Ciclistica Pistoiese Panconi. Oltre 4 minuti il vantaggio, ed eccoci in località Stazione Centrale di Empoli. Siamo a 1 chilometro dal passaggio, da dove è posto l'arrivo allo stabilimento Renzo Maltinti. E il gruppo per il momento va via tranquillo, perché la gara è 134 chilometri, siamo solo al 25esimo, quindi da percorrere ancora 110 chilometri, con 6 volte la salita di Monteboro e di Monterappoli. Sfila tutto il gruppo, adesso la telecamera fissa ci riproporrà il passaggio di questo dal traguardo, mentre sfilano tutte le ammiraglie. Oggi, oltre alla Firenze Empoli, si corre anche in Lombardia con la classica Coppa San Geo. Di nuovo il gruppo all'arrivo, che ha un ritardo superiore ai 4 minuti. Gli uomini della Brogio Bio Solare a condurre il plotone, poi Sestese, Vegius, queste sono le squadre davanti, quindi corsa interessante con i 5 uomini al comando. Ecco che la telecamera al traguardo di nuovo ci propone tutta la teoria delle ammiraglie, e con l'altra telecamera siamo al Gran Premio della Montagna di Monterappoli. Visto il vantaggio, adesso stazieremo
con una telecamera a Monterappoli, dove porto il Gran Premio della Montagna, ed una al traguardo, visto che la situazione è abbastanza pesante, si fa per dire, ma spettacolare sotto l'aspetto tecnico. Ma a questo punto ci conviene avere dei punti fissi per avere una situazione esatta della corsa. Intanto il nostro operatore Lorenzo Parrulli ci fa vedere queste belle immagini. Qui da Monterappoli riusciamo a prendere San Miniato, come vedete, e tutte le colline. Intanto Storello supera il giovane Sterbini al primo passaggio da Monterappoli, poi Scopetani, Cevini ed in ultima posizione Luca Sterbini, che va con tranquillità sulle ruote degli altri compagni. Rimanendo sui fratelli Sterbini, intanto abbiamo visto anche Giovanni Sarti al Gran Premio della Montagna. Luca, che ha un anno di più di Simone, è stato azzurro del cronometro fra gli juniores, ha vinto un campionato italiano a cronometro e poi ha fatto bene in altre manifestazioni. Intanto siamo a 4 minuti e arrivano due corridori dell'Opla e sono il russo Ilya Goroshnikov insieme al compagno di squadra Filippo Conte Bonin. Intanto le immagini ci portano al traguardo, sta transitando il quintetto, il gruppo ha oltre 6 minuti di ritardo e deve transitare ancora da Monterappoli, dove il Gran Premio della Montagna è stato vinto da Storello. 6 primi e 40 per il gruppo, praticamente siamo a 6 chilometri dal passaggio con il gruppo, perché ci sono fra l'altro 2 chilometri di discesa. Gruppo ancora tranquillo, non dà una vera e propria caccia ai fuggitivi, dove ci sono corridori interessanti, due passisti come Simone e Luca Sterbini, poi anche Scopetani e anche gli altri, però in salita Scopetani ed altri corridori non sono il massimo. Comunque 6 primi e 40 secondi sono tantissimi. Vi ho parlato di Luca, che è stato un grande corridore nella categoria juniores, non ha avuto troppa fortuna. 4 e 36 per la coppia dell'Opla di Riccardo Forconi e Simone Borgheresi quando si transita da Empoli al primo passaggio, arrivando a Simone Sterbini. E al primo anno di attività nella categoria superiore, ha fatto bene negli juniores, ha vinto una tappa al Trittico Veneto, poi una tappa al Giro della Toscana per juniores e poi altre 3 corse, quindi è passato con un bel biglietto da visita nella Palazzago di Olivano Locatelli. 6:36 per il plotone. Vediamo tutte le squadre lì davanti ben rappresentate a controllare, ma nessuno per il momento prende l'iniziativa e nessuno fa il treno per andare alla caccia dei fuggitivi, che vanno via d'amore e d'accordo e riescono a mantenere il vantaggio acquisito nei primi 25 chilometri di gara. E noi adesso siamo pronti per montare sulla moto in attesa che giungano nuovamente i battistrada per effettuare il quarto giro dietro alla competizione. Visto che i due corridori avevano un notevole vantaggio, abbiamo approfittato per lavorare da Monterappoli e da via Carraia e siamo in movimento con i due fuggitivi. Siamo praticamente al quarto giro, 89 chilometri percorsi, sempre Luca Sterbini ed il fratello Simone al comando. Grande gara per loro, hanno perso qualcosa ma sul plotone hanno ancora oltre 3 minuti di vantaggio, mentre alle spalle
ci sono solo i due corridori dell'Opla. Scopetani si è smarrito, come si sono smarriti gli altri che componevano il gruppetto di testa, vale a dire Peter Civini della Sestese Pelletterie Alessi, Norman Storello del team De Angeli Versilia Marmi e Giulio Scopetani della Pistoiese Panconi. Ed ecco i primi inseguitori, il russo Goroshnikov con Conte Bonin, che sta andando molto bene in questo inizio di stagione. Goroshnikov è arrivato all'Opla intenzionato a far bene per passare fra i professionisti. Lo scorso anno il corridore russo ha vinto da campione. Intanto siamo sotto l'arrivo con i due battistrada. Il corridore russo Goroshnikov ha vinto alla grande la Coppa Bologna, la gara di Paolo Capaccioli, ben organizzata con un finale entusiasmante sulle strade bianche e senesi. Attaccava nella parte finale, vinceva veramente da campione. È stata la più bella vittoria del corridore russo, che lo scorso anno gareggiava nella Fausto Coppi Gazzara di Venezia e quest'anno è approdato grazie a quel successo alla formazione della Opla. E siamo proprio con i due inseguitori sotto il traguardo. Hanno recuperato qualcosa nei confronti dei fratelli Sterbini, 2 minuti e mezzo, vedete, si impegnano, ma il gruppo intanto ha iniziato la rincorsa e siamo con Luca e Simone Sterbini sulla salita di Monteboro. Pubblico, come vi ho detto, delle grandi occasioni oggi a seguire la competizione, bella anche per il percorso tecnico dove gli sportivi possono seguire gli atleti in vari posti della competizione. Il treno della Firenze Petroli Tortoli vede che siamo ancora in ritardo e allora cerca di far recuperare qualcosa al plotone e ha messo davanti i suoi ragazzi che adesso stanno facendo una grande corsa. 3:40 per il plotone, siamo sulla coppia Opla a Brusciana, ancora lo stesso distacco che avevano al traguardo, non hanno guadagnato nulla nei confronti dei due fuggitivi che stanno ottenendo duro. Bella la competizione dei fratelli Sterbini, ma bella la gara anche di Ilia Goroshnikov e di Filippo Conte Bonin, due atleti ben dotati fisicamente, come vedete forti sul passo, ma forti sul passo sono anche i fratelli Sterbini. Fra l'altro il giovane Simone lo scorso anno è stato azzurro anche agli europei che si sono fatti in Italia, ha disputato sia la prova a cronometro individuale che quella su strada, prova a cronometro che è stata vinta dall'atleta di Castel Fiorentino Alberto Bettiol, mentre era quarto nella prova in linea Valerio Conti. Intanto siamo su Olivano Locatelli. Olivano, allora ce la faranno questi due ragazzi? Lo spero, perché lo meritano, comunque è difficile, ci sono le squadre che dietro si sono organizzate e penso che magari li prenderanno proprio in finale. Andrebbe premiato il coraggio. Lo so, ma sono ormai sono in pochi che adoperano il coraggio, adoperano tutti i treni, non andava, una volta si andava alla stazione a vedere i treni, adesso bisogna vedere corsi di ciclismo. Comunque bene Olivano. Grazie. E dopo lo speech su Olivano Locatelli, torniamo sui suoi corridori in cima a Monterappoli. Bene ancora i due ragazzi laziali, ce la fanno a tenere il gruppo, però come avete sentito da Olivano Locatelli è iniziato la rincorsa
e sono i corridori della Petroli Sisto Berti a guidare il plotone a forte andatura. Tortoli vuol recuperare a tutti i costi nel finale di gara i due fuggitivi e adesso si stacca il più giovane degli Sterbini, vale a dire Simone, comunque bravo al primo anno di attività fra gli Under 23 Elite, ha già fatto vedere un grande show. Il fratello più maturo, più forte fisicamente, va via da solo e adesso la gara si fa pesante per Luca Sterbini. Comunque un grande applauso Luca, perché sei stato veramente grande, sei partito a Scandicci e sei ancora davanti alla competizione. È chiaro, hanno fatto comodo anche gli altri corridori nei primi 50 km di gara, vale a dire Peter Civini, Norman Storello e Giulio Scopetani. È terminata la salita ed affronta adesso il tratto pedalabile Luca Sterbini per andare al passaggio dall'arrivo. Simone è stanco, però cerca di tenere in qualche modo, ma il fratello non può più aspettarlo perché ormai si decide la corsa in questi ultimi chilometri. Intanto dietro stanno rinvenendo molto forte sempre i corridori di Daniele Tortoli. La Petroli Firenze Sisto Berti è la formazione che lavora di più. I due atleti dell'Opla non ce l'hanno fatta a recuperare quei due minuti di svantaggio e sono sempre lì in mezzo fra Luca Sterbini, addirittura Elia Goroshnikov. Adesso ha staccato il compagno Filippo Conte Bonina. Elia Goroshnikov da solo, grande corridore, grande passista. Intanto ci arrivano le immagini dal traguardo, è già arrivato molto pubblico, siamo al suono della campana ed ecco qua Luca Sterbini, pedala di forza adesso, è chiaro, è nel finale di gara. Comunque la Palazzago oggi alla grande in questa apertura toscana, la squadra lombarda è stata al centro dell'attenzione ed è ancora al centro dell'attenzione perché Luca Sterbini è davanti alla competizione. Elia Goroshnikov sta per arrivare su Simone Sterbini, stanco, vedete, è giovane, ha solo 19 anni e a nostro giudizio ha fatto una grande corsa, 30 secondi, mentre Filippo Conte Bonin arriva in questo momento. Il gruppo è vicinissimo al corridore dell'Opla, ma dovremmo avere nuovamente le immagini sulla testa della corsa e siamo su Luca Sterbini che sta per andare ad affrontare per l'ultima volta la salita di Monteboro. Belle queste immagini che ci regala Lorenzo Parrulli, grandi operazioni oggi per la nostra troupe televisiva che ancora una volta ha dedicato ampi spazi ed arriva il gruppo a fortissima velocità, vedete tutti gli uomini, è transitato un atleta della Bedogni Monsumanese davanti, ma ancora i ragazzi di Tortoli che vi abbiamo segnalato in varie occasioni davanti. E tornando a quello che dicevamo, la nostra rete ogni anno dedica ampi spazi alla corsa di Renzo Maltinti e poi mandando a lavorare a questa classica toscana una troupe di alto livello. Transita Simone Sterbini a 45 secondi, ha perso ancora 15 secondi in un tratto di un chilometro e mezzo. Il gruppo è in netto recupero, questo è Goroshnikov, 2:17 per il corridore russo. C'è stato un confronto eccezionale fra lui
e Sterbini che hanno viaggiato sempre alla stessa velocità, quindi a testimoniare che sono corridori sul passo, che viaggiano sul filo dei secondi. Oggi abbiamo visto anche dei confronti straordinari ed il gruppo, grazie alla Petroli Firenze, Sisto Berti recupera ancora 2 primi e 42 quando siamo all'ultimo passaggio. Si devono affrontare ancora Monteboro, Monterappoli e poi lo strappo di via Valdorme da Pozzale in cima a via Maremmana. Quindi gara aperta, il vantaggio di Luca Sterbini è ancora buono, però abbiamo visto dei ritmi cambiati da parte del gruppo. Guardate come sta arrivando, sta per essere ripreso Ilia Goroshnikov, che aveva 30 secondi di vantaggio sul gruppo. Pedala ancora bene il corridore dell'Opla, che però sente il fiato del plotone che ha recuperato i 1500 metri, 15 secondi al corridore russo, e sono sempre gli atleti della Petroli Firenze Sisto Berti a spingere a tutta. Tortoli ha preparato bene i ragazzi, vediamo Tedeschi, il campione toscano under 23 in prima posizione, atleta veronese, è stato rilevato dal compagno di squadra Mario Sgrinzato, grande atleta, e poi vediamo Ivan Balikin, altro atleta di lusso che è arrivato alla formazione di Scandicci, le fiammanti bici Formigli tutte davanti. Con Formigli gareggia anche la squadra di Renzo Maltinti, che ha organizzato la manifestazione. Come abbiamo detto in tante occasioni, le squadre fiorentine gareggiano tutte sulle bici Formigli, appunto artigiano fiorentino. Ivan Balikin, corridore dotato di grande classe, è lì in terza posizione. Poi vediamo Bernardinetti, atleta laziale, giovane interessante, che con Tortoli cerca il rilancio dopo le opache prestazioni effettuate alla Mastro Marco. Viene ripreso Elia Goroshnikov da Fabrizio Venezia, che è passato davanti al treno della Petroli Firenze, ed hanno raggiunto il russo, mentre siamo sul giovane Sterbini, ormai stanco, va via a 40 all'ora, non ha più la forza necessaria. Siamo sul cambio ruota Barone, bici Formigli, che sta seguendo il fuggitivo che affronta la salita di Monterappoli per l'ultima volta. Però, come vi ho detto, a 5 km dall'arrivo gli atleti saranno impegnati sulla via Valdorme, dove c'è uno strappo abbastanza difficile. È stanco Luca Sterbini, ha perso nei confronti del gruppo che ha raggiunto il fratello Simone. Comunque bravissimo questo ragazzo 19enne, e ha fatto una corsa spettacolare in questo debutto. Luca tiene ancora, il vantaggio di Luca è di 58 secondi, ancora davanti Sgrinzato della Petroli, poi Opla, Palazzago, Malmantile, Taccetti, queste sono le formazioni, poi Futura Team. Bene le toscane, hanno fatto la loro parte dopo la Zago, e Antonino Puccio, fratello di Salvatore, che è passato quest'anno nei professionisti a Sky, mentre attacca Mattia Barabesi scalda il finale. In terza ruota abbiamo visto Sbaragli, Cristian Sbaragli, che è uno dei grandi favoriti della competizione, poi Diego Rosa della Palazzago. Eccola Sbaragli nelle prime piazze, spinge a tutta Barabesi, c'è il treno dell'Opla adesso,
che cerca di frazionare il gruppo ancora numeroso, e siamo tornati su Luca Sterbini, che in vista del passaggio da Monterappoli sta per essere ripreso. C'è stata un'azione di forza, viene ripreso proprio in cima alla salita, proprio in cima alla salita termina il tentativo di Sterbini, e sono sempre i ragazzi di Olivano Locatelli a forzare i tempi. Adesso affrontano un tratto di falso piano, i corridori sono allungati per la velocità imposta dai corridori di Riccardo Forconi e Simone Borgheresi in cima alla salita. Comunque anche gli altri sono a una trentina di metri. Vediamo di spalle il corridore della Sestese, Pavel Poljanski, Sestese Belletteria Alessi, ed ecco gli altri che recuperano prontamente. Sono i ragazzi di Amore e Vita di Alessandro Scarzelli che riportano il secondo troncone dentro, e adesso noi lasciamo sfilare tutto il gruppo perché andiamo a Pozzale incontro ai corridori che affrontano la sperità finale. Ed eccoli qua, c'è Venezia, futura team di Franco Chioccioli a guidare, poi i corridori dello PLA in seconda battuta cercheranno di favorire Sbaragli, che ha effettuato sempre dei gran finali nella Firenze Empoli. Eccola Antonino Puccio, arrivano anche i corridori della Palazzago, vediamo Diego Rosa venire davanti, poi anche i corridori della Sestese Pelletteria Alessi, mentre scatta Edoardo Zardini della Colpac, grande formazione lombarda, per l'esattezza bergamasca. Edoardo Zardini molto bravo in salita allunga, Diego Rosa sulla ruota, poi vediamo Sbaragli in terza posizione, si sta scremando il gruppo sotto la spinta di Zardini, Diego Rosa in seconda battuta, in terza c'è Sbaragli, in quarta Antonino Puccio che ha aperto la porta a Sbaragli per andare sui due corridori che forzano. Ecco là il corridore di Castel Fiorentino spinto da Antonino Puccio che arriva sui due, poi vediamo anche gli atleti della Malmantile Taccetti nelle prime piazze, quindi Mirko Puccioni della Danto Caparini Viberte Italia Le Village. Queste sono le prime 5-6 piazze sulla salita finale. Diego Rosa, Palazzago, Edoardo Zardini e Sbaragli dietro i corridori della Malmantile della Sestese nelle prime posizioni, una trentina di metri per i tre attaccanti. Vedete, controlla Sbaragli però rimane sulle ruote, c'è un atleta della Malmantile in quarta posizione che non riesco ad individuare. Sbaragli allunga, si staccano Zardini e Rosa, fa un bel forcing Sbaragli, grande finale del ragazzo dello PLA, molto bravo, sempre pimpante alla Firenze Empoli, vi ricordiamo già vincitore nel 2010, il vincitore dello scorso anno è stato Matteo Mammini, il campione italiano del crono individuale, 50 metri per Sbaragli. Ci prova il corridore di Castel Fiorentino, è vicino a casa, ha provato tante volte il finale, ad aspettarlo tanti amici e soprattutto i dirigenti che sono giunti in grande massa oggi, il team manager Leonardo e Gigli, poi lo sponsor Claudio Lastrucci, Carlino Cardinali ed altri, ed il ragazzo sta lavorando bene e il pubblico, sentite, lo sta incitando, è in cima alla salita, ha preso solo una cinquantina di metri però pedala bene Cristian Sbaragli ed affronta la discesa, siamo a 4 chilometri e mezzo dall'arrivo, ecco che arrivano gli inseguitori, sono 100 metri perché è chiaro 50 di salita raddoppiano in discesa. E Sbaragli ci prova anche perché è molto bravo
sul passo, e mentre seguiamo Sbaragli da solo al comando, cogliamo l'occasione per dirvi che la gara è valida anche per il sesto Memorial Ingegner Alessandro Bertini. Infatti ci sono molte gare importanti per l'assegnazione di questo trofeo, che tornerà già subito in scena domani con il Gran Premio La Torre e poi il Gran Premio Idea Shoes, il Città di Empoli, il Città di Malmantile, il Gran Premio Città di Vinci, il Gran Premio Impa Cereto Guidi ed il Gran Premio del Cuoio a Santa Croce sull'Arno. Queste sono le prove per l'assegnazione del sesto Memorial Ingegner Alessandro Bertini, che era un grande appassionato di ciclismo. La promozione a questa gara è stata curata da Pierluigi Guazzini e da Carlo Bartalucci. Intanto andiamo con le immagini al traguardo, vediamo le splendide miss, sempre 100 metri per Sbaragli, ancora pimpante, pedala bene, però dietro arrivano a tutta, si avvicinano al corridore di Riccardo Forconi. Tanto la giuria ci dice di fare attenzione, allora la nostra regia cura fra l'arrivo, ed ecco qua una scena molto bella. Renzo Maltinti è un artista per preparare queste cose. Abbiamo visto un simpatico personaggio, amico di Renzo, che è arrivato con la classica bicicletta anni 50 a portare i fiori alle miss per i protagonisti della competizione. Sbaragli si impegna, solo una cinquantina di metri a 1500 metri dal traguardo, stanno per tornare sotto al corridore di Castel Fiorentino gli inseguitori, una trentina di metri. Sbaragli sta per essere raggiunto quando siamo adesso a 600 metri dall'arrivo. Ecco qua i fiori, Sbaragli ha solo una decina di metri di vantaggio sugli inseguitori, ed ecco Sbaragli e i corridori della Palazzago che stanno andando sotto il corridore dell'Opla. Peccato, grande corsa di Sbaragli, ma viene raggiunto ai 500 metri dall'arrivo. Facciamo sfilare il gruppo, ecco qua il rettilineo, noi ripartiamo con la moto, dobbiamo rimanere alle spalle perché dal regolamento ci dobbiamo fermare ai 200 metri. È già lanciata la volata davanti, noi siamo a fondo gruppo, sentiamo che Pirrera e poi Dugani stanno lanciando lo sprint. Infatti Pirrera è sulla destra della Malmantile Taccetti, poi Dugani, esce Zamparella a doppia velocità della Maltinti, banca di Cambiano e vince secondo Pirrera, Dugani, Ceglia, Traversi, Ulivieri. Questi i primi dell'ordine d'arrivo. Abbiamo visto anche Mattia Bucci e Pinaglia subito a ridosso e poi Alfonso Fiorenza e Angelo Raffaele. Ecco qua il vincitore circondato da tutti i dirigenti della Maltinti, Marco Zamparella, che ha chiuso lo scorso anno la stagione a Castiglion Fibocchi con un assolo straordinario, apre il 2012 con una grande classica, la 25esima edizione della Firenze Empoli. Raffaello Cantini, Corrado Scali, gli altri tecnici che lavorano insieme ad Alfredo Luddi abbracciano il proprio corridore. È un anno importante per Zamparella, cerca il passaggio dai professionisti, il corridore della Maltinti banca di Cambiano, e dobbiamo dire che Zamparella ha preparato bene il 2011 per raggiungere questo traguardo. Ecco i compagni di squadra felici per il risultato di Marco Zamparella. Marco Zamparella oggi ha vinto il mondiale, nel senso, non hai voluto esagerare nel dire questa cosa perché sai tantissimo come Renzo Maltinti tiene a questa competizione e tutto lo staff e tutta la squadra, quindi una vittoria davvero importante. Ma sì, dai, sicuramente tutte le squadre toscane tengano a questa corsa perché è la prima d'apertura, è difficile, non si sa come vanno gli avversari, è sempre un terno all'otto. Noi in particolar modo lo sappiamo tutti quanto Renzo tiene a questa corsa, quindi non...
non serve spiegarlo, siamo contentissimi e rimaniamo con i piedi per terra, è soltanto la prima e continuiamo a lavorare duro per cercare di fare una bella stagione. Il salotto di Bike Show diventa TV, in onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com, anche su HTB8 13° Est, frequenza 12.149.